Un film prodotto in Abruzzo che riguarda le brigantesse del 1860. Com'è nata questa idea? Beh, l'idea bisogna riconoscere, dare il merito a Gabriella Rapposelli, che è una studiosa, si occupa della materia, e mi parlò di queste 55 brigantesse di cui io, ma non solo io che sono napoletano, ma anche moltissimi abruzzesi non ne sapevano nulla. La cosa mi affascinò, ne parlai anche con Emilio come presidente della Adriatica Production Arts e abbiamo iniziato questo percorso. Era nato come un cortofilm, una cosetta piccolina, poi le riprese sono state molte e molto stancanti, perché abbiamo fatto le valli, i fiumi e i paesi. E quindi era veramente un peccato tagliarle in un corto film da mezz'ora, ne è uscito fuori un film di un'ora e dieci, su dei posti abruzzesi bellissimi che molti abruzzesi neppure credo conoscano. Un film che ha riscosso subito un grande successo. Ancora esce il film, il trailer sì. Anche a livello nazionale abbiamo dei riscontri, noi ci auguriamo che questo anche internazionale, sì. Noi ci auguriamo che questo film, fatto con materiale molto 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 precario, senza costi, perché siamo noi, abbiamo fatto questo, però speriamo che questo ci dia senza costi relativi, insomma. Costi relativi nel senso che i costi sono stati nostri. Sono stati nostri, ci abbiamo messo noi soldi, senza nessuno che è intervenuto, qualche autorità è intervenuto. Non è che è stato gratis. Assolutamente no, anzi, ci abbiamo rimesso noi in prima persona come associazione. Ci auguriamo che questo film possa avere successo, tutto qua.